Ragazzuoli, dopo lo scorso episodio di una lentezza imbarazzante, dopo aver fornito i materiali necessari alla nostra MID per costruire il motore necessario al funzionamento dell'Enterprise, dopo aver sconfitto anche una bestia feroce della bagaga di Nectar, dopo aver fatto tutto ciò, bentornati sul canale di De Daniele, lasciate tantissimi like perché siamo all'episodio 20. 27 di Final Fantasy, stiamo procedendo spediti. Oggi, se siete nuovi chiaramente iscrivetevi, attivate la campanella così rimanete aggiornati sui contenuti che pubblico regolarmente. E oggi avevamo detto la volta scorsa che prima di andare a fare la missione principale abbiamo altre due missioncine secondarie da fare, però c'era questa che ci incuriosiva, esperimenti scientifici, perché le missioni con il più abbiamo visto che ci danno sempre ricompense estremamente interessanti, quindi andiamo a sbrigare queste faccende, speriamo ragazzi che siano cose rapide e veloci, dopodiché andiamo di missione principale sperando che anche questa, sperando ragazzi che la missione principale sia meno soporifera, insomma l'arco narrativo si riprenda bene. Sono fregato. Ehi, Sid... Credo che tu sia la persona giusta per aiutarmi a risolvere un problema, se ti va. Ci va. Diciamo. Ci va. Beh, si tratta di questo alambicco che devo costruire. È un oggettino adorabile. Ci metti la soluzione che vuoi dividere e lui la separa. Splendido. Il problema è che non rimuove sempre tutte le impurità e per alcuni composti che ci servono l'alambicco non è sufficiente. Per questo che sto cercando qualcosa che filtri il liquido che devo bollire. Ed è qui che mi farebbe molto comodo il tuo aiuto. Va bene. Anche Taria potrebbe trovare utile questo alambicco per distillare i medicinali e cose del genere. Beh, perché no? Molto bene. In quale fossa antica dobbiamo andare a recuperarlo? Solo la cenere di Pyros, mi ha detto il capo. Mi ha dato un campione che ha ottenuto dall'università. Non potevo credere ai miei occhi. Ci versi l'acqua della piaga più nera ed esce fuori più pulita di un ruscello di montagna. Ho fatto qualche ricerca per sapere dove recuperarmi. Ci servirebbe anche sull'Enterprise un sistema di purificazione dell'acqua. Si tratta solo di ossa di un re Pyros. Devi sapere che rimangono a terra quando muore. Ed è qui che entro in gioco io. Sì, il re Pyros è quello che abbiamo incontrato anche a, prima di entrare a Zanna di Drago. C'aveva la corona in testa. Ma che cacca di caccia? Ci sarei andato io, ma... Beh, cacciare palle di fuoco giganti non è esattamente il mio forte. E tu, d'altro canto... D'accordo. Vedrò che beh, in realtà fare. Non sarebbe neanche nostro, le nostre corde andare a fare spesa al supermercato. Eppure ci andiamo, amico mio. Quindi sulla bagaga di Nectar l'hai visto, eh? Mi stai dicendo questo? Eh sì. Già. Ma sarà uno nuovo... O l'abbiamo già visto? Io non ricordo un re Pyros sulla bagaglia di Nectar. Può essere che l'ha aggiunta adesso per la missione secondaria. Vediamo subito. Tutto sta andando bene, sì. Ragazzi, tra l'altro io sto dormendo in questo periodo col ventilatore a palla. Non so perché, magari ho sudato stanotte, sicuramente, mi sta avvenendo un mal di gola incredibile. Stai cercando un re Pyros, Cupò? Sì, sì, ho qualcosa che potrebbe interessarti. E infatti. B. Re Pyros, una spezza maledizioni, diretta verso la riserva imperiale, si è ritrovata per sbaglio nel mezzo della boscaglia, dove ha scoperto i resti di un'aeronave dei decaduti. Al suo interno si è imbattuta in una bestia simile a una grossa sfera di fuoco che ha preso a inseguirla emettendo un urlo agghiacciante. La soldatessa in seguito ha identificato la creatura consultando un antico testo, pur sostenendo con insistenza che la bomba da lei avvistata fosse almeno 10 volte più grande di quella raffigurata tra quelle pagine. Jara Sambrek. Ok. Ah... come l'altra volta. Però aspetta, Jara Sambrek. Ma aspetta, ce lo dirà? Sì. Ho aperto la storia dei tempi correnti. E Jara Sambrek. Allora, scusate un attimo. Ah, non posso.
Vabbè, l'ho trovato l'Epiros. Eccolo. L'ho trovato. Quindi? Però non mi fa viaggiare. No, ho sbagliato, mannaggia a me. Ok, però non ci fai viaggiare. Non ci fai spostare. Mid ha detto che stava costruendo una nave. Andiamo a vedere l'altra missione. Può darsi anche che si sblocchi dopo aver parlato qui nella missione principale. Quando ci riapre tutta la mappa, a quel punto possiamo andare a completare questa missione. E ha distrutto il cristallo. Nulla di più facile. A proposito di Blackthorn, grazie per avermi aiutato a risollevare il morale a Blackthorn l'altro giorno, solo che credo sia tornata a starsene sulle sue visto il broncio che ha ultimamente. Perciò stavo pensando, magari non è solo quel cuoio a tormentarlo, magari ci sono altri demoni a pungolarlo nelle parti basse con i loro forconi acuminati. So che sei un tipo indaffarato, ma la prossima volta che avrai un po' di tempo libero, che ne dici se andiamo da quel vecchio brontolone a chiedergli che cos'è che lo turba, ammesso che non si tratti solo della forgia? Va bene. Forse non è niente. Ma dovrei parlarne con Blackthorn. Va bene. Problemi da Fabbro 2. Iniziano a essere un po' più corpose il numero di missioni secondarie. Attiviamole tutte. Un brutto presentimento. Clive, c'è qualcosa che non va con quel tuo segugio. Vieni a farmi visita all'Emporio quando è gratito a vostra signoria. Caron. Che cos'ha Torgal? Sembrava stare bene l'altra volta. Ce lo dirà Caron, Clive. Un osso duro. Apri 10 lettere alla scrivania. Detto tra noi, stavo sfogliando i registri di rifugio per conto di Otto e potrei essermi imbattuto in qualcosa che potrebbe necessitare della tua attenzione. Credo. E con questo intendo dire vieni a vedere subito. Sai dove trovarmi. Goat. Rogne coi registri. Dovrebbe chiedere aiuto a Otto. Raga, mi sa che sto episodio va a finire a missioni secondarie, ve lo dico io. Ve lo dico io. Iniziamo da Blackthorn. Oddio, c'è anche Caron qua. Vabbè, dai, Blackthorn. Blackthorn. Hai un momento? Direi di no. Non ci vorrà molto. Volevo solo chiederti come te la passi. August era preoccupato per te. Temeva dubitassi ancora della tua maestria, anche dopo aver scoperto il segreto di quella corazza. C'è forse qualcos'altro che ti turba? Parlarne può farti stare meglio. Quel bastardo è come un cane con l'osso. Però ha un occhio attento, devo ammetterlo. È solo che, Caron mi ha mostrato una cosa che non avevo mai visto prima. E sarebbe? Una spada. Uno strano affare con una lama a taglio singolo. Il metallo in sé non era niente di entusiasmante, ma cazzo, era affilatissima. Con un'arma del genere ci si taglia in due un uomo e se ne accorgerebbe solo una volta tornato a casa. Addirittura. Allora è questo a turbarti? No. Non posso dire che mi turbi, ma mi distrae. Continuo a chiedermi come si ottenga una tale affilatura. Ci divento matto. E se sapessi replicarla, daremmo agli spezzamaledizioni delle lame migliori. Direi che hai centrato il punto, sì. Vedrò cosa riesco a scoprire. Buone spade fanno comodo. E il nostro miglior fabbro non può distrarsi. Hai un cuore tenero, lo sai. Ma ne sono più che riconoscente. Buona fortuna. Grazie. Qua potersi la ricompensa sia proprio una spada, ragazzi. Vediamo cosa sa Caron di questa spada.
letto il messaggio. Torgal ha qualcosa che non va. Quindi sai leggere. Complimenti. Sempre carina, Caron. Sì, non è una tragedia, ma ha qualcosa che non va. Ultimamente non mangia più le prelibatezze che gli do. Adorava rosicchiare gli ossi del bollito di Molly, ma adesso non li guarda nemmeno da lontano. Non è proprio da lui. Per questo, secondo me, ha la testa da qualche altra parte. Non lo hai fatto lavorare troppo, vero? Beh, un pochino sì, solito. È questo il problema. Vuoi riposarti? Cosa hai detto che era? Un lupo dei ghiacci? A quanto dice il saggio, è così. Forse c'entra quello che si è risvegliato dentro di lui, qualsiasi cosa sia. In effetti le cose sono cambiate dopo Rosalith. Forse Arpocrates ne sa qualcosa. Soltanto qualcosa? Forse sì. Aspetta, cara amica mia, che mi servi. Ti trovo bene, Caron. Cosa vuoi? Vieni al dunque. Dimmi di più sulla spada che hai mostrato a Blackthorn. A taglio singolo, molto affilata. Perdi ancora tempo intorno a lui, eh? Direi di sì. Ma devo aiutarlo a scoprire come fabbricare una lama di quel tipo. La cosa lo distrae troppo. Non c'è da stupirsi. Pezzi del genere si vedono di rado nei gemelli, e i pochi che ci sono vanno nelle collezioni private. Per cui è stato facile trovare un compratore. Puoi dirmi chi l'ha comprata? Dove si trova? Si dica chiunque chi sono i miei clienti? Immagino però che tu non abbia intenzione di rubarmelo. Non ne ho bisogno, Caron. Ma smettila di guardarmi così. L'uomo che cerchi è Lord Ignac, un dalmecchiano. Colleziona armi e cose simili. Torniamo nel Belcroy. E ha più denaro che buonsenso, il che lo rende uno dei miei clienti preferiti. Credo che sia ancora alla locanda di Dalimil dove l'ho lasciato. Grazie, Caron. Ah, lui è un tipo un po' eccentrico, se capisci che cosa intendo. Grazie dell'avvertimento. Prima di andare da lui, andiamo da Arpocrate, così mandiamo avanti anche la missione di Caron. Beh, lo possiamo fare, diciamo, in contemporanea. Almeno questo. Saggio, volevo chiederti di Torgal. Pare che non stia bene. Forse è malato? Non credo, ma secondo Lady Caron sembra che abbia perso l'appetito. Piuttosto insolito per lui. Dice che non tocca quasi gli ossi. Crede che abbia qualcosa a che fare con quello che è accaduto a Castel Rosalith. Io credo che possa aver ragione, ma non sul suo appetito. Tutti i canidi sono istintivamente portati a rompere gli ossi per il ricco midollo al loro interno. E non vedo perché i lupi dei ghiacci debbano essere diversi. Sospetto che Torgal non sia afflitto da una mancanza di appetito, ma semmai da un eccesso. Se supponiamo che la sua nuova magia richieda ulteriore nutrimento a supporto, può essere che gli ossi che Lady Caron era solita dargli ora non siano sufficienti. Beh, tanto quelli dovrebbe mangiarli, però. I lupi dei ghiacci cacciano animali molto più grossi, le cui ossa potrebbero contenere nutrimenti diversi. Riguardo al dove trovare un sostituto adeguato, alcune antilopi nei pascoli di Rosario Orientale sono note per le dimensioni doppie rispetto alle loro cugine minori. Non ricordo di averne viste di così grandi. Non mi stupisce. Le creature più antiche e grandi non lasciano gli altopiani per paura dei predatori. L'ultimo avvistamento di antilope antica che ricordo è avvenuto vicino a Cressida, molto prima che il villaggio venisse abbandonato. Ad ogni modo, sembra un buon posto per iniziare. Buona caccia, Clive. Bene. Tutti questi che stiamo sbloccando, non ci possiamo andare perché dobbiamo prima parlare con con Obolus, mi sa, o con Otto. E allora l'ultima cosa da fare è parlare con Gott, attivare pure la sua missione e dopo venire a parlare con raggiungere la prua della nave. Mid mi ha detto che stava costruendo una nave.
ricevuto la mia lettera. Yes. Sono qui per questo. Shh. Otto potrebbe sentirci. Così va meglio. Un po'. Ascolta, ho brutte notizie. Pare che il rifugio potrebbe essere un po' indietro coi pagamenti verso... Ma come? Abbiamo pure ricevuto 2000 pezzi d'oro dal zio la Byron. È colpa mia. Ma giuro sulla dea, pensavo di aver fatto bene i conti. Purtroppo non erano così precisi. Anzi, erano completamente sbagliati. Posso rimediare, lo giuro, ma ci vorrà un po' di tempo. E quindi... mi serve aiuto per tenerlo nascosto a Otto. Ormai è tardi, temo. Eccola. Eccoti qui! Che bella sorpresa! Fammi capire bene. Ti sei dimenticato di pagare i nostri creditori. E invece di venire subito da me, chiedi aiuto a Clive. Sperando che ti tiri fuori dalla montagna di guai in cui ti sei cacciato da solo. Clive, l'uomo alla guida del posto che hai allegramente cercato di far fallire. E questo secondo te sarebbe un buon piano? Perché? Beh, chi deve essere pagato? No, solo Martha. E la dama. E, Lady Caron. Ma solo 500 talenti? Dobbiamo a tre delle nostre più fidate alleate 5 milioni di gil. A testa. 5 milioni. Madonna! A testa. È che ci hanno prestato il grosso dei soldi usati per ricostruire il rifugio e, io devo aver commesso qualche svista. Quei registri erano una mia responsabilità. E ho deciso io di affidarli a te. È colpa mia. Abbiamo quella cifra a disposizione. Posso chiedere a mio zio? 15 milioni di gil. No, non ce l'abbiamo. E no, non chiederemo niente. Abbiamo già approfittato abbastanza di Lord Rosfield. Dopo l'enorme somma che ci ha dato, non ha certo bisogno di vederci con il piattino in mano. E comunque, se vogliamo far funzionare le cose, dobbiamo imparare a cavarcela. Giusto, da soli. Bravo Otto. Va bene. Ma questo non significa portare tutto il peso solo sulle tue spalle. Posso fare qualcosa? Baruba. Forse sì. Che ne dici di portare questi a Martha e alla dama? Sassi. Sassi, dice. Lo sai che valgono un migliaio di talenti l'uno. Io e Sid li conservavamo per le situazioni spiacevoli. E credo che 15 milioni di debito scaduto lo siano. Spero che le nostre alleate siano un po' più perspicaci di quanto non lo sia tu. Sono certo di sì. Dovrei essere io. Guarda, tolto le parole di bocca. Sai come funziona questo posto? Ordini da dare, culi da pulire e così via. Lo so. Per questo non mi dispiace andare al posto tuo. Goat, lo sai per quale motivo ho dato a Mastro Clive solo 2 rubini? Perché preferisci che Lady Caron uccida me? Esatto. Perché preferisco che uccida te? Beh, quindi siamo arrivati ai saluti. Niente paura. Sono certo che Caron capirà. Davvero? Ne sei sicuro? No, per niente. Ok. Ok, tutte le missioni sono fuori, quindi parliamo. Mi ha detto che stava costruendo una nave. È quello l'aggeggio che Biblio ha... Obolus, hai visto Mid? Sì, su una barca. Stava andando di là. Giusto, doveva andare a recuperare Mid per portarla al cimitero. La sua padre Sid. Andate tutti di fretta, eh? Le ho offerto un passaggio, ma non poteva aspettare. Ha pagato per una barca ed è partita. E remando di buona lena. È proprio piena di energie. Comunque, avevo proprio intenzione di venire a cercarti, sai, Clive? Sì, eh? Ho qui una lettera. Tanto non mi cerca nessuno. Urgente, per di più. Uno degli uomini di tuo zio ha detto di consegnartela di persona, appena sarebbe stato possibile.
E ora sei qui. Grazie, Obolus. Ma figurati. E se ne va. Che novità hai, zio? Mio caro ragazzo, il mio viaggio verso Camber è stato un vero successo. Camber, che poi tra l'altro è il posto dove si sta recando anche Mid, perché ha detto che i motori li avrebbero finiti la gente di Camber. È stato un vero successo. L'amico di cui ti parlavo non solo ha accettato di condividere con noi i contenuti di questo baule, ma anche le sue considerevoli conoscenze di quello che accade nelle città libere, grazie a cui ho preso delle ricerche di una certa tua giovane amica. Sebbene io ritenga che il progetto di Telamon, l'Enterprise, sia davvero notevole, dubito che le autorità camberiane accetteranno di buon grado l'uso non autorizzato dei loro moli, per quanto deserti, e se le voci hanno già raggiunto il mio amico non ci vorrà molto prima che i capi Gilda giungano a bussare alle nostre porte. Ed ecco il motivo di questa missiva: vorrei prendere in prestito il tuo uomo, Gav, per un paio di lune, affinché tenga d'occhio chiunque possa voler nuocere alla nostra giovane amica. Avvertendoci di eventuali attacchi, confido che considererai questa mia proposta. Il tuo amato zio. Gwainer Camber. Beh, qualcuno dovrà tenere d'occhio Mid. Gab, te l'ha chiesto lui. Cioè, Mid ci ha fatto fare il lavoro sporco e poi è salpata verso il tramonto. Sì. Così sembra. Beh, ormai non possiamo farci nulla. La prossima volta che farai visita a Sid, prova a legarla stretta prima di suggerirle la cosa. Non essere così duro con lei. E devo ammettere che alla fine è stato divertente. Un bel lavoro di squadra tutti insieme. Un po' come costruire il rifugio. Vero. Comunque, siamo pronti a visitare il vecchio rifugio? Non mi dispiacerebbe andare subito nel Camver. Di certo non vorremmo far aspettare Lord Rosfield delle Sette Casate, vero? Non dopo che ha chiesto personalmente di me. Partirò con Gav. Tu baderai al rifugio. Come sempre. Conta pure su di me. Ma porgi i miei omaggi a Sid e agli altri. D'accordo? Oh, a proposito, Jill si unirà a noi. Ha alcune cose da fare, ma ci raggiungerà lì. Spero che almeno lei dica la verità. E niente, no, sono ancora bloccato, non lo possiamo fare. Vabbè, il gioco non ce le va a fare, quindi noi andiamo per la missione principale. Il vecchio rifugio, non ci sto credendo. Totalmente distrutto. Retaggio di Sid. Anche la tomba di Ramu. Sai, Sid, ricordo quello che mi hai detto. Che se nessuno ascolta quello che dici, allora tanto vale non dirlo. Ma ti dirò questo, amico mio. Yugo Kupka è morto. La sua ombra non incombe più su di noi. Un peccato che la Fenice non possa essere in due luoghi. Se fosse stata qui, forse avrebbe fatto qualcosa per i morti. Nemmeno la Fenice può riportare in vita i morti. Non mi fate il lieto fine così che torna in vita, vi prego. È sempre un inizio e una fine. Giusto. Quindi dobbiamo vivere finché possiamo. Non come schiavi dei cristalli, ma uomini liberi. Possiamo unirci a voi? Goods. Caron. Lady Caron. Che bella sorpresa. Ho pensato di fare un salto qui da voi per vedere come stavate prima di andare a fare il rifornimento. Thank you.
c'era un gran panorama neanche allora. Ma non è mai stato così orribile. Lo so. La piaga sta avanzando. E molto presto temo che il panorama sarà così ovunque. Quindi la nostra missione non cambia. Faremo svanire anche l'ultimo dei cristalli madre e la fame di etere con esso. L'unico rimasto a Ciclonia è Coda di Drago, nel dominio cristallino. Il prossimo bersaglio? Infatti, ve l'ho detto. Barnabas alla fine. È la capitale dell'impero attualmente. Non voglio neanche pensare a quanto la staranno sorvegliando. Non che questo vi fermerà, ma vi consiglio di osservarla bene prima di lanciarvi. Sì, ottima idea. Se state andando nel dominio, potete portare questo zoccone con voi. Guts. Oh, scusami, dimentichi che sei l'uomo più ricercato dei regni gemelli. Ho pensato che potreste camuffarvi da assistenti di un mercante itinerante, sempre che tu non abbia idee migliori. Guts, volevi comprare un po' di attrezzi, no? Beh, è la tua occasione. Tu mi lascerai andare con loro? Oh, grazie, Nan! Smettila, mi romperai le ossa, brutto zoticone! Stavolta sarà più complesso dal dominio gemello, perché vi ricordate che quando abbiamo attaccato Sunbreak la prima volta dell'impero... Il dominio e il mercato di Voklad. Tanti imperiali erano impegnati in fronte, no? Nello stretto di Out, là, come si chiama, a combattere i Baludiani. A piedi lungo la via del cristallo, questo è certo. 873, se non ricordo male. Scontro tra Bahamut e Odino. Oh, d'accordo. Vado a prendere le mie cose e ci vediamo lì. Allora ci vediamo a Voklad. Lasciami! Oh, le mie povere dita! Jill, vieni con me. D'accordo. Tu, Gav. Mi sto già incamminando, capitano. Sta attento. Lo sono sempre, no? Ce la farà Gav arriva fino... Sì, Gav. Gav ad arrivare fino alla fine della nostra avventura. Ecco che ci separiamo, come sempre. Hai visto, Sid? Il tuo pupillo si sta trasformando in un gran bel fuorilegge. Niente, bisogna andare dritti, eh. Non ci sblocca, non ci sblocca le zone, viaggio rapido. Va bene. Forra di Letni, si era una nuova zona, ragazzi, della Mega Orientale, uno stretto passo attraverso una montagna altrimenti invalicabile. Si dice sia stato aperto nella roccia dagli stessi dei. Ma quella che abbiamo sotto è Randellà, la capitale dell'impero della Repubblica di Dalmegia. No, l'impero della Repubblica di Dalmegia. Non lo so. Passi di sì. Bene, eccoci, il viaggio continua. Oh, bene, 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 bene. E qui c'è un'altra missione secondaria. Ehi, si sta riempendo qua, eh. Attenzione. Attenzione. Come ti senti? Meglio. Grazie a Daria. Lieto di sentirlo. E grazie anche a Torgal. Vero bello. È chiuso. Non si può interagire. Siamo giunti realmente nel core di Final Fantasy, nel cuore. Parte tutto da qui. Qui ricorda molto la gola di Nisa. In mezzo alle scogliere, finché la Repubblica ha costruito una strada per i carri,
e il traffico si è spostato. Ah, ma là sotto ci sono stati? No. No. Vive fuori dalla legge. Esatto. Però vabbè, vicino dove, di dove certo siamo realmente stati, là, al mercato di Damilla. Ah, ci fa prendere Ambrosia. Vabbè, però quando è nuova la zona ci spostiamo a piedi, ragazzi. Salve signori. Non va visto nessuno, eh? Ora basta. Buoni, state buoni. Andiamo a soccorrere questo sventurato, ma. Dunque, che ne pensi? Che sarà molto. Davvero? È così brutta? Eh già. Prevedo un sacco di guai. Un po' troppi per riuscire a gestirli. Quindi la strada è pericolosa? Oh, e quest'uomo dall'aspetto impavido? Svetko. Secondo te lui è all'altezza della situazione? Senza dubbio. Ammesso che voglia ascoltarci. Benvenuto, amico. Io e mio fratello dobbiamo rintracciare il carro smarrito di un mercante. Per caso l'hai visto? No. Per adesso. Come fa un mercante a perdere un carro? Oh, è un vero codardo. Pensava che stessero per arrivare i goblin ed è scappato, lasciandosi tutto quanto dietro. Ha mandato noi due a cercarlo, ma non c'è. Ora, io non sono un grande genio, ma so riconoscere bene l'opera dei ladri. Mio fratello ha ragione su tutto. E credo che i bastardi siano fermi in attesa alla fine della strada. Certo, abbiamo visto tanta azione nella vita, ma non siamo così bravi da affrontare un'imboscata. Tu, d'altro canto, sembri proprio uno che non ha paura di mascalzoni da quattro soldi. Che ne sì, dici? Sì, voglio aiutare. Fatemi farmare un po' di esperienza, è va. È probabile che ti attaccheranno comunque. Ma se prometti di aiutarci, almeno riceverai una ricompensa per il disturbo. Immagino che sia sta ricompensa. Beh, se devo affrontarli in ogni caso. Sei proprio un tipo con la testa sulle spalle. Meno male che sei passato. Ora, il nostro amico mercante, sperando di fare un sacco di soldi a Boklad, aveva caricato il carro con tutto quello che poteva. Se non troviamo la sua merce, non ci darà il resto della nostra paga. Quindi, mentre ti occupi dei banditi, tieni gli occhi bene aperti. Va bene, ma non aspettatevi che trascini via da lì il carro da solo. No, no, lascia a noi il carro. Secondo me sono loro i banditi. Sistemare i banditi e dirci da che parte si trova. Basta quello. Praticamente sono loro che vogliono prendere il carro. E il mercante sta, cioè loro vogliono fare una rapina fondamentalmente. Non so se fidarmi di loro. Ma se ci sono banditi in giro. Assolutamente no, Clyde. Veglia gente. Bene, bene. Abbiamo degli ospiti. Mamma mia ragazzi, ti distruggo. Ah, questo tra l'altro l'abbiamo potenziato, esatto. Non ho tolto tanto, non ho visto l'indicatore. Mamma mia ragazzi, stiamo diventando delle furie umane. Ma lui non ha capito, ma se fa niente? Anche il ciclone voglio potenziare, quello che dobbiamo potenziare pure quello. Man.
sto fa malissimo, ragazzi. Comunque. Bene. Questi sono a posto. Ok, qua c'è qualche cassa sicuro. Dove sarà il carro? Dai, che c'è la cassa. Dai, che c'è la cassa. Non c'è la cassa, ragazzi. Non c'è. Eccolo. Sarà un incubo portare via questa roba. Pare proprio che abbiamo trovato l'uomo giusto, eh? Telefonato. Ha trovato il carro e non ha lasciato in piedi neanche un bastardo. Il nostro amico mercante ne sarà entusiasta. E come vorreste fare a tirar fuori di qui la merce? A quello penseremo noi. Non sarebbe giusto costringere un abile guerriero a trasportare cavoli fino al mercato. Hai fatto la tua parte. E non hai altro di cui preoccuparti. Ecco. È stato un piacere. Ora levati di torno. Non essere così maleducato. Modererei il linguaggio, amico mio. E se la prossima volta ci servisse di nuovo? Zero punti di abilità, una cattiveria comunque. Vabbè. Maledetto. Hai già ricevuto la tua ricompensa. O vuoi forse delle patate? Come pensavo. Questo se la sta rischiando comunque, ragazzi. Questo signore qui, se la sta rischiando molto. Bello. I Dalmec sono indietro rispetto a Rosaria per quanto riguarda i punti. Le rovine dovrebbero reggere. Bellissimo. La strada continua sull'altra sponda. Poi ti pareva c'era un oggetto di là. Aia, le strade del deserto. Non ho visto quanto valgono, sapete? Oddio, mi ha preso un colpo. Venite qua, va. Vabbè, questi proprio. Ah no, questi sono resistenti. Loro sì. Loro sono resistenti. Ma questo pugno è incredibile, eh. Come abbiamo parato? Bloccato, poverino. Ah, ma dai, adesso l'ha sbloccato. Vabbè, dai, ormai facciamo questa principale. Tanto siamo arrivati.
che spettacolo, ragazzi. Peccato finale. Quindi ecco Zemeckis. La terra degli dei. Fa più impressione di quanto pensassi. Ricordo che quando ero piccola la sua storia mi affascinava. Che impressione? Tanto tempo fa, un uomo sopraffatto dall'avarizia sfidò gli dei per ottenere i loro poteri. La battaglia finale si svolse qui, sulle cascate. Almeno così si dice. Se scandaglieranno mai queste profondità, forse potremo scoprire se c'è del vero. Gli dei emersero come vittoriosi e punirono l'uomo per la sua sfida, scagliando contro di lui due maledizioni. Dominanti e portatori. A dire il vero, per me era strano che i dominanti e gli Eikon fossero come una maledizione. A Rosaria, i dominanti ereditavano il trono. Erano ammirati, celebrati, non derisi. Quando arrivavo a quella parte della storia, pensavo ogni volta che ci fosse un malinteso. Avevi molti libri di storie, vero? Nella tua stanza. Da piccoli. Le vecchie leggende erano le mie preferite. Battaglie tra dei e uomini. Mio padre voleva leggessi il più possibile. Per il bene della mia educazione. Allora eri davvero un bambino come tutti gli altri. Guarda questo posto. Viene da credere alle storie delle leggende. È vero. Siamo vicini a Boklad. La strada si popolerà. Meglio tenere gli occhi aperti. Clive, qualcosa non va? Niente. Niente. Nel frattempo, dominio gemello. I rapporti erano veri, padre. Avete dunque ceduto il trono a Olivier. Infatti, l'imperatore Olivier rimetterà in piedi il sacro impero di Sambrec. Come farà a governare un impero? È soltanto un bambino. Sarò il suo consigliere fino alla maggiore età. Padre, vi prego. O finché ne sarò in grado. L'impero che vogliamo costruire ha bisogno di sangue giovane. In questo momento lui è la persona più indicata. Ci sono altre notizie, Dion. Hugo Kupka è morto. E Zanna di Drago distrutta. I pilastri della Repubblica sono caduti. Molto presto lo stendardo imperiale sventolerà su ogni città di Ciclonia. Ti piacerebbe? E poi di Valistea. Tutti si piegheranno davanti all'imperatore. Padre, le vostre sono le parole di un tiranno. Le mie sono le parole di un dio. Dell'imperatore che desidero servire. L'incarnazione della somma Grigor.
Ti nomino principe di Galles. Torna al tuo campo, Dion, e tieni pronte le forze. È il momento di mostrare al mondo il vero potere di Sunbreak. Padre, io vi trovo molto cambiato. Ma secondo me c'è lo zampino di Annabelle. È questa la via che volete percorrere? O sono le ambizioni di un altro? Di Ultima, forse. Che assurdità sono queste? Sono le mie parole. Solo e soltanto mie. Anche se devo ringraziare Annabelle per avermi ricordato alcune verità sulla natura delle nazioni, dei sovrani e anche del divino. Vi fidate delle parole di una traditrice? Di colei che ha tradito il suo paese e ucciso suo marito? Siete sempre stato un preziosissimo servitore di Sunbreak, principe Dion. Confido che continuerete a servire l'imperatore nelle prossime guerre. Quel parassita! Fa silenzio, brutto insolente! Ma trasformati in Bahamut e mangiateli tutti. Inginocchierai a lui. Il resto è eresia. Sire, perdonatemi. L'udienza è conclusa. Venite, vostra radiosità. Il consorzio di Rowena vi sta attendendo. No, non voglio fare un altro incontro con vecchi stolti. Sono così noiosi. Finalmente parla. Ma sembrerebbe una bambina. Ho fame, padre. Possiamo pranzare, invece? Vi addolora non ereditare il trono di vostro padre? Ho sofferto di peggio. La cerca però Annabelle, eh? Consideratevi fortunato. È già un miracolo che un illegittimo come voi sia stato scelto da Bahamut. Vi siete elevato sulle sue ali, ma è meglio che non saliate troppo se non volete che il vostro sangue impuro macchi il trono. Che ne sapete voi del mio sangue? Mamma mia, una faccia da schiaffi incredibile. Metaforicamente parlando, eh. Ok. Un osso duro, raggiungi Boklad. Non prima, ragazzi, di aver completato quello che c'è da completare qui. Rifugio di Marta. Qui c'avevamo da fare, questo è il 3. Il 3, un osso duro, uccidi le antilopi a Cressidra, dovrebbe essere questa. Forse, vediamo. Facciamo una bella pulizia, sicuramente non rapida. Oh, è un'altra missione qua. Ah, il pagamento dei debiti. Ok. Beh, allora vediamo un attimo però. Quante ne stiamo attivando di queste missioni secondarie? Non sto capendo più niente. Non ti aspettavamo. Non era previsto che venissi. Ma pare che ti dobbiamo ancora una somma notevole per il vostro aiuto nella ricostruzione. Immagino non fosse ciò che ti aspettavi, ma speravo accettassi questo come pagamento. Ah, rubino che ci ha dato Sid. Sì. 8. Una delle tre splendide gemme acquisite e conservate da Sid per tempi difficili. Ora 8 ritiene che tale momento sia giunto e desidera utilizzare i rubini per pagare i tre debiti in sospeso con le di Karn, Marta del rifugio di Marta e Isabelle del Vero. Un rubino stellato. Non posso accettare. Vale almeno il doppio della cifra che mi dovete. Anche di più se trovi l'acquirente giusto. Beh, infatti vendiamo gli interessi.
Interessi. Se si sapesse in giro che voglio così tanto, nessuno mi chiederebbe più un prestito. Comunque, perché sei venuto proprio tu a chiedermelo? Ma ce lo chiediamo pure noi, guarda. È la stessa domanda. Mandare il Lord Marchese a saldare i vostri debiti. Quel vecchio caprone è sommerso dal lavoro? Diciamo di sì. Il nostro rifugio è ancora in piedi soltanto grazie a lui. La solita storia, eh? Quando il rifugio era solo un'idea nella mente di un lord comandante fresco di pensionamento, si dice che sia stato il primo che Sid ha contattato. Forse sapeva che, senza qualcuno con la testa sulle spalle e forte come lui, non ce l'avrebbe fatta. Di certo Sid era il volto del rifugio, ma Otto è sempre stato fondamentale. E quando Sid è morto, pensavamo tutti che sarebbe finita. Che Otto si sarebbe arreso. La sua morte è stata terribile per tutti, ma per Otto lo è stata di più. Ma non si è arreso, giusto? Al contrario, in effetti. Se ben ricordo, è stato lui a nominarti come sostituto di Sid e a radunare gli altri intorno a te. Immagino che abbia visto in te ciò che ha visto Sid. Non è così per tutti. E il fatto che sei testardo la metà e bello il doppio di lui non guasta. Inoltre, sei di buona compagnia. Immagino di sì. Beh, abbiamo saldato il debito. Ah, beh, forse dobbiamo andare pure da... Cioè, una per una, praticamente. Vabbè, adesso, per prima cosa, ci rechiamo... lì. Ci rechiamo lì a fare il terzo, che è un osso duro, uccidi le antilopi. Ok. Uccidiamo le antilopi. Così iniziamo a toglierci qualche missione secondaria, sperando che non ci siano ulteriori... sviluppi. Ambrosia, eccola qua. Vola, vai Ambrosia. Vola. Ora lascio lì quell'oggetto per principio. Qui stanno a livello 19. Poverini. Poverini. La pietra rete è qua. Queste non ho ancora capito come facciamo a sbloccarle. Lo capiremo. Guarda il ponte in lontananza che si... Ehi! Non sbagliamo strada, eh? È tranquillo qui. Se fossi un antilope gigante, rimarrei in questo posto. E infatti... Antilope antica. Antigote. Perché scappano? Ah, è vero, questa è per sfamare. Ma sta 33 di livello loro, eh? Attacca. Peccato. Sai cosa fa? Va, Torgal. Ma sì, ma che ce frega. Ma che ce frega. Poveri antilopi. Poveri antilopi. No, vieni qua, vieni qua. Morti. È finita. Bene. Mangia, bene. Torgal. Chissà se sarà sufficiente. Questo gli piace, eh? Ecco la risposta che cercavo. Dobbiamo ringraziare il nostro saggio. Sei un cucciolone felice, eh? Un grosso cucciolone.
Puoi anche portartelo dietro, Thorgal. Caron sarà felice di sapere che hai di nuovo fame. Su, bello. Ora ci c'è. Torna al rifugio e parla con Caron. Va bene. Ho notato che eri con Thorgal. Lo hai portato a fare una passeggiata? In un certo senso. Beh, sono felice che sia... che non stia male. Quindi, gli avanzi di Molly non ti piacevano, eh? Ho capito che non devo più trattarti come un cucciolo. Va bene, non serve gridare. Ora che sappiamo cosa ti piace, ti faremo mangiare quello. A proposito, e Thorgal l'abbiamo sistemato. Per dopo. Posso lasciarlo a te? È difficile trovare un osso più grande di questo, se non uccidendo un behemoth o uno jaguaro, un bisonte, un minotauro, uno adamantart. Se questo non soddisfa la fama ancestrale di Thorgal, probabilmente niente potrà farlo. E invece lo fa. Sì, certo. Visto quanto sono brava? In cambio, ringrazierai Biblio da parte mia, quel sapientone. Stavo giusto per andare da lui. No. Non ci voleva andare da lui. Madonna, i giri, madonna mia. C'è tutta questa missione, questo giro, perché ti doveva far capire che Thorgal doveva mangiare un po' di più. Vabbè. Ah, Clive, siete riusciti a trovare una preda? Certo che sì, saggio. Ci avete indicato la giusta direzione. E da allora Thorgal è un segugio davvero felice. Molto bene, molto bene. E Lady Caron ti ringrazia per aver risolto questo mistero. Ora che ci penso, dopo la tua visita mi sono trovato a ripensare ai talenti di Thorgal. Ricordi la conversazione riguardo al ruolo di Lady Jill nella trasformazione, certo, di Thorgal? Su come ne ha in qualche modo risvegliato i poteri. Esatto, una conclusione ragionevole, ma che ha suscitato alcune domande nella mia testa. Vedi, il Fenrir della leggenda serviva Shiva e soltanto Shiva. E sebbene i poteri a lui attribuiti siano notevoli, i registri suggeriscono che siano di natura in qualche modo diversa da quelli che Thorgal ha utilizzato. Cosa intendi dire? Che Thorgal potrebbe beneficiare dei poteri di più di un solo Eikon. Pensaci. Oltre che di Lady Jill, nel tempo è stato compagno tuo, di tuo fratello e del defunto Sid. In breve, gli Eikon a portata di mano, o nel suo caso di zampa, sono stati vari e diversi. E quel numero è cresciuto mentre i dominanti del regno cadevano per mano tua. Possiamo solo speculare su come questo abbia influenzato Thorgal. Mi è sembrato più feroce di recente. E se ho ragione, credo che lo diventerà di più. Siamo molto fortunati a poterlo contare tra i nostri alleati e non tra ma i nostri. Ma basto io, nemici. Biblio. Però va bene, Thorgal ci sta. È più di un alleato. È un amico. Oh, una missione l'abbiamo completata, ragazzi. Non ci credo. Adesso facciamo quella di Blackthorn perché c'è la ricompensa. Zanna di Caval. Aumenta leggermente l'attacco di Thorgal. Persino un re leggendario, circondato dai migliori cavalieri del regno e benedetto dai cieli stessi, avrebbe incontrato serie difficoltà nell'unire le belligeranti tribù dell'antica Valistea. Per fortuna, poté contare sull'aiuto del suo fidato segugio Caval. Ottimo. I Tomi, dovremmo fare il terzo episodio, ma ancora va un po' prestino. Allora, adesso possiamo andare... Consegna Rubino Stellato a Isabel. Giusto.
Usa la bagaga per trovare il re Pyros. Allora facciamo quella perché... A parte che pure l'altra missione di Ignac Dalimil ci dà qualcosa di unico. Attenzione. Andiamo un po' a vedere, va? La gente nota i ricchi. Sarà facile trovare questo collezionista. L'intero cristallo madre. E adesso? Sarà sopra? La mia reputazione sarà rovinata! Rovinata! Calmatevi, Lord Igna, che vi prego, prima che vi facciate del male. Perdonate l'intrusione, ma... Fuori! Vattene! Pago queste stanze per non essere disturbato! Lasciami in pace! Per favore, permettetemi di scusarmi. Il mio signore attraversa un momento difficile e non ama gli ospiti che arrivano senza preavviso. Radim! Sbarazzati subito di quell'idiota! Certamente, Lord Ignac. Mi dispiace se usciamo un attimo fuori. Scusa se ti ho creato dei problemi. Quello? Oh no, no, no. Sua signoria è fatta così. Anche se gli eventi di stamattina l'hanno reso un po' irritabile. È stato privato del suo bagaglio, capite? I ladri hanno anche portato via una considerevole somma di monete. Monete che il locandiere vorrà presto riscuotere. Non è che tra gli oggetti rubati c'era una certa lama? Una spada a filo singolo, acquistata da una mia amica mercante. Ah, conoscete Lady Caron? Sì, purtroppo temo di sì. Allora recupererò il bagaglio di Lord Ignac, ma a una condizione. Dovete soltanto chiedere. Vi concederò tutto quello che sarà in mio potere accordarvi. Voglio un'udienza con Lord Ignac. Dovrebbero bastare alcuni minuti. E poi me ne andrò. Sarei sciocco a rifiutare una simile condizione. Certo, avrete la vostra udienza. Non avete visto dove sono andati i ladri, vero? Purtroppo, no. Ma ho fatto alcune domande discrete per conto di sua signoria. E so dove potreste trovarli. Al letto del bandito. Dicono che tutti i soldi sporchi di Dalimil passino da quell'angolo malfamato del Velcroi. E allora mi recherò lì. Nel frattempo parlerò con Lord Ignac e organizzerò un'udienza per il vostro trionfante ritorno. Saresti molto gentile. Arrivederci e buona fortuna. Bene, bene. Dove sta? Dove stanno? Stanno qui. Ok, facciamo così, dai. Facciamo così, Ambrosia e via. Vieni qua. Sono curiosissimo di vedere la ricompensa. Secondo me ci danno una spada, sapete? C'ho questa impressione, anche se non è sicuro, eh. Da questa parte. A questi tornadi di... Ci vorrei andare in mezzo, ma credo che sparisca, non si possa fare. Pozione. Ok, ce l'avevamo già. Qui c'eravamo già stati o sbaglio? Cioè sì, c'eravamo stati, ma avevamo affrontato anche la tartaruga, era qui. Mi sembra che era qui la tartaruga gigante. Eccoli.
Salve ragazzi. Abbiamo compagnia. Togliamo subito questi qua. Togliamo subito questi qua. Ehi, amico mio. Amico mio, adesso a te rispondo. Adesso rispondo proprio. Bello. Ma che vuoi fare? Cioè, questa mossa è potentissima. Io voglio migliorare il ciclone e questo pugno assolutamente. Il ciclone va potenziato. No, ho sbagliato, mannaggia a me. Basta. Essere il bagaglio di Ignac. Sembra tutto integro. Bene. Riportiamolo a Dalimil. Dicono che devo ringraziare te per il recupero dei miei beni. Come devo chiamarti, buon uomo? Wyvern. Lieto di fare la vostra conoscenza. Un nome davvero formidabile. Wyvern, ma come veniva chiamato dalla milizia dell'impero, no? Sia in debito con te. Radim mi dice che hai richiesto un'udienza. Tutto qui? Alcuni momenti del vostro tempo basteranno, sì. Sei un tipo strano, Wyvern. D'accordo, parla. Master Wyvern si chiedeva se poteste dirgli qualcosa di una certa spada a filo singolo recentemente acquistata. Oh, una vera e propria opera d'arte quella! Caron ha contrattato molto sul prezzo, ma le avrei venduto persino Radim pur di ottenere quella spada. È stata forgiata nelle isole esterne, oltre i gemelli. E viene usata esclusivamente dai praticanti di una particolare scuola di spada. Questi ritengono che il combattimento richieda un singolo colpo e affilano le proprie lame fino a raggiungere la perfezione. Ogni spada è realizzata per un singolo colpo perfetto e per quel colpo soltanto. Il secondo si spezzano. Vi è le spade di cristallo di Dark Souls. Bellezza in tutto ciò. E come le affilano così? Ottima domanda. Beh, usano una cote, ovviamente. Più di una cote, anzi, un'intera gamma, dalla più ruvida alla più fine. 10.000 passaggi con una pietra e di nuovo 10.000 con un'altra. Ma è l'ultima pietra a conferire alla lama la sua leggendaria affilatura. Un minerale piuttosto esotico da queste parti. Ed è questa la chiave, l'ingrediente segreto. Wyvern, sono certo che la mia Lectio Brevis non sia all'altezza dei servizi resi. Ecco, prendi, con i miei ringraziamenti. Proprio la pietra di cui parlavo è ancor più rara della spada stessa tra i collezionisti. Ed è un compenso molto più adeguato. Grazie. Perdonate l'intrusione, mio signore, ma è giunta l'ora di preparare la nostra dipartita. E sia! Mi ritrovo in spietata competizione con un altro collezionista di rarità.
Sono un passo avanti a quello spregiudicato mascalzone, ma lui preme alle mie calcagna. Ma chi se ne frega? Sono molti altri collezionisti in giro. Fin troppi. Solo uno, tuttavia, considero la mia nemesi. Lord Byron Rosfield. Ed è da sempre una vera spina nel fianco. Posso immaginare. Addio e che le nostre strade si incrocino ancora. Radim, non indugiamo oltre. Non indugiare, gli ha detto. La signoria vi abbia preso in simpatia, Mastro Wyvern. Grazie ancora del vostro aiuto. Arrivo, mio signore. Arrivo subito. Non c'è da meravigliarsi che si tratti di zio Byron. Allora, vediamo un po' cosa può fare Blackthorn con questa cote. Scusate, eh. Vabbè, tanto torniamo qua, poi volevo leggere la cote. Una lastra di roccia estratta nel continente meridionale, la sua ineguagliabile durezza la rende ideale per affilare le rame forgiate con qualsiasi metallo, dal bronzo alla adamantite. Il vino stellato l'avevamo già letto. Blackthorn, ti abbiamo fornito di tutto e di più. Mo te lamenta più però, figlio mio. Ogni volta metti il broncio. Tieni la pietra. Scusa per l'attesa, ma spero capirai che ne è valsa la pena. Hai forse scoperto qualcosa della spada? Ho fatto anche di meglio. Ah? Una cote. Già. Ma non una cote che si trova ovunque a Valistea. Ma gli spiega tutto. Vediamo che ricompensa ci dà. Vediamo che ricompensa ci dà. Ecco perché non ottenevo la stessa finitura con la mola. Un colpo e basta, eh? Non sarebbe così male se usata soltanto in duello. Ma su un campo di battaglia, il secondo avversario sarebbe l'ultimo, per quanto uno sia abile. Eppure, pensi ancora si possa usare per dare un vantaggio agli spezza maledizioni? Credo di sì. Con questa cota e il giusto metallo potrei persino fabbricare una replica della lama che mi ha dato tanto sui nervi. Ma non avrò come sostituire la pietra quando l'avrò consumata. Direi che potremmo ricavarne al più una dozzina di spade. Spade che gli spezza maledizioni non saprebbero brandire come si deve e che li accompagnerebbero per un singolo scontro. Nah, non ha senso replicarla. Sarebbe utile quanto un'incudine di cera. Rifinire le nostre lame con questa cote piuttosto è un'idea da considerare. E cosa c'è di più pregiato delle pietre dei decaduti, eh? O di più resistente? Immagina del buon acciaio di Valistea con una lama affilata quanto quelle delle isole esterne. Non farò una copia, no. Farò qualcosa di ancora migliore. Gli spezza maledizioni ne saranno entusiasti. Solo non sforzarti troppo, d'accordo? Ah, non temere per me, tenerone. Lavoro giorno e notte da quando avevo la metà dei tuoi anni e sarò ancora qui quando tu non ci sarai più. Ehi, grazie Clive, davvero. Sono in debito con te e August. È bello sapere che ho su chi contare. Sarà felice di sentirlo. E sappi che provvederò a sdebitarmi. C'è già il tuo nome sulla prossima lama che... Bravo! Vieni a trovarmi non appena avrai i materiali. D'accordo. Ah, mo ci devo pure avere i materiali, maledetto. Vediamo un attimo. Progetto per Excalibur, oggetto importante. Uno schema che illustra i passi necessari a forgiare una spada che rivaleggia con quella dei re leggendari. Ecco fatto. Oh, questa è carina. Excalibur.
Sei tornato, eh? Allora, che ti serve? Dov'è l'Excalibur? Cioè... Eccola. Pelle di Grimalkin bombambrata 268-268. Sebbene le opere teatrali moderne, come ad esempio Le avventure di Sir Crandall, abbiano iniziato ad abbellire considerevolmente il racconto, gli storici concordano nel sostenere che tanto tempo fa le nazioni di Valistria siano state, anche se per un breve periodo, unite sotto un unico re e il suo circolo di leali cavalieri. Che questi sia stato o meno incoronato dopo aver estratto una spada da un blocco di pietra resta ancora da decidere. La voglio. Questa chiaramente è da fare con le missioni di Nectar, ovvero recuperare i materiali uccidendo le bestie. Alla prossima. E ci interessa molto. Detto ciò, ragazzi, dobbiamo andare a consegnare Rubino a Isabelle, Piana del Nord. Dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, ragazzi. Come la chiamiamo questo episodio? Il faccendiere? Potrebbe essere una... un buon titolo. Ci devo riflettere. Non siamo ancora andati troppo avanti con la missione principale, però è anche vero che la volta scorsa siamo andati e abbiamo fatto una bella parte di missione principale. Certo, era noiosa, però era sempre missione principale. Oggi ci siamo dedicati alle secondarie. Adesso ci manca qua di Nectar. Come faccio senza acqua dolce e olio di talco? Mia signora, porto dei doni. Dei doni? E che cosa festeggiamo? Diamine. Clive, stavolta ti sei proprio. Mi sembra un po' Margot Robbie con i capelli castani. Un regalo da parte di Otto. Per saldare il debito. È un regalotto. E per compensare il tempo che ci è voluto per farlo. Mi deludi, Clive. Pensavo che stessimo finalmente diventando intimi. Dia Otto di tenersi le sue cianfrusaglie. Non è certo la prima volta che gli ho detto. Siamo dati in bacio con Jill. Otto non mi deve nulla. E nemmeno il rifugio. Il mio contributo nella ricostruzione è stato libero e volontario. Era il minimo che potessi fare. Mi hai detto che una volta Sid ti fece un regalo. Vorrei fare lo stesso. Avanti, accettalo. Per me, per Otto e per tutti noi. Per ciò che hai fatto. Sì, è piuttosto bello, vero? E va bene. Otto è fortunato ad averti, Clive. Ma siete tutti un po' fortunati ad averci. Qualcuno possa rimpiazzare suo figlio. Ma tu e gli altri del rifugio siete come una famiglia per lui. Otto aveva un figlio. Tempo fa, sì. Calla. Sid mi ha confidato che l'ha perso quando era piccolo e si tormenta per non essere riuscito a salvarlo. Non so come sia successo o se potesse davvero fare qualcosa, ma è chiaro che gli pesa sulla coscienza. Non lo sapevo. Come avresti potuto? Non lo sa nessuno. A parte Sid, non ho mai incontrato un altro uomo che soffra in silenzio come fa lui. Una brutta abitudine, visto che entrambi hanno sempre avuto molti amici ansiosi di aiutarli. Me ne sto accorgendo anch'io. E se ne va, così. Devo dire, va bene. A Gott delle pietre. Diciamo a Gott delle pietre. L'aggeggio che Biblio ha aiutato a costruire. Mid mi ha detto che stava costruendo una nave. Gut, sei ancora vivo. Lady Caron ha accettato il rubino. Ecco, io ho fatto il possibile, ma è troppo testarda per accettarlo. A dire il vero, me l'ha lanciato addosso. Ha detto di ficcarmi il mio stupido sasso dove non batte il sole.
ha rifiutato il pagamento. Spero non per qualcosa che ho detto. Avrai avuto il solito tatto. Andrò a parlarle. Oh, magnifico. Spero che avrai più fortuna di me. A parlare con Lady Caron. Beh, comunque nessuno voleva accettare in fin dei conti il nostro pagamento, il nostro debito. Forse anche del fatto che abbiamo comunque aiutato sempre tutti e stiamo comunque aiutando a salvare tutto ciò che ci siamo capiti. Lady Caron, stiamo contribuendo a migliorare il mondo. Che l'offerta non andava bene. Scusate se mi sono pappinato. Il debito si è ripagato in denaro. Quale debito? Non ricordo di avervi prestato i miei sudati kill. Potrei aver messo qualche talento nei forzieri del rifugio. Ma erano solo donazioni. E chi mai penserebbe a chiedere indietro la beneficenza? Certo. Ma una buona azione ne merita un'altra. E ora le circostanze sono cambiate. Non si rifiuta la gratitudine di un povero che si è ritrovato a diventare un principe, no? Oh! Quindi ora saresti un principe? E va bene, ma lo rivendo e mi tengo quello che mi è dovuto. Il resto lo terrai tu, che ti piaccia o no. E questo dove l'hai preso? Un buon mercante potrebbe ricavare 1000 talenti da un rubino stellato. Uno furbo, invece, potrebbe dire di averlo staccato dalla cintura di Sidil fuori legge e chiedere almeno il doppio. Potrei già avere in mente un acquirente. Forse la conosci anche. Una ragazza continentale, la cui bellezza è superata solo dalla sua astuzia nel commercio. Non ti spiace, vero? Niente affatto. Ma assicurati di dirle che è sempre un piacere fare affari con lei. Oddio, chi è? Alla fine hai consegnato tutte e tre le pietre tu. Grazie a questo tonto. A volte mi chiedo per cosa ti pago. A proposito, non ho ancora ricevuto la paga del mese scorso. Ah, quindi quello che ti riguarda te lo ricordi, eh? Metti quel culo sulla sedia della scrivania e non alzarti finché i registri non sono in ordine. Subito. Quello l'ho già visto. Sì, certo. Tante volte. L'unico calice che Sid abbia mai usato. Per abitudine o perché quell'orrido stronzo non aveva voglia di trovarne uno pulito. Sapevo così poco di lui. Come quasi tutti. Pare che Marta e la dama ne abbiano un ottimo ricordo. Lo credo bene. Da quanto conoscevi Sid prima che... Prima che morisse? 20 anni, più o meno. Ai tempi ero un commissario di bordo su una nave mercantile. Lo conobbi lì. Aveva preso un biglietto per... beh, non ricordo dove. Le notti erano lunghe e non avevamo nulla da fare. Ce ne stavamo seduti a bere rum fino al mattino, quando tornavo ai miei doveri. Lasciai quel lavoro poco dopo. Avevo messo incinta una bella ragazza. Con Sid rimanemmo amici, con la promessa che un giorno avremmo navigato ancora. Fu prima che il destino decidesse di avere altri piani per noi. La magia si manifestò in mio figlio poco dopo il primo onomastico, e non c'era modo di nasconderla. Tu e la tua famiglia non potevate... Fu proprio la mia famiglia a chiamare il conestabile. Volevano far portare via il mostro. Ma io non potevo voltargli le spalle, ignorare i sentimenti, e proprio non capivo come potessero riuscirci loro. Per fortuna, Sid la pensava come me, e fu lui a restare al mio fianco quando non volevo altro che fare a pezzi il mondo. Fu lui a piangere per me quando non avevo più lacrime. Lui che giurò che avrebbe fatto di tutto per impedire che accadesse di nuovo,
e tenne fede alla sua parola. Lasciò l'esercito reale per sempre. I gradi, le onorificenze, tutto sparito. Gettò via tutto quello che aveva per raddrizzare un torto che nessun altro osava affrontare. Allora capii che lo avrei seguito fino in capo al mondo. Addirittura. Flashback. Sid è sempre stato fin troppo scaltro. Eh sì. Vedeva il mondo per ciò che era, mentre noi ci accontentavamo delle bugie che ci venivano propinate. E ne portava il peso. Deve essere stata molto dura. Ma questo non l'ha fermato. Non ha mai abbandonato ciò che credeva fosse giusto. Credevamo in lui per questo. Noi ci fidavamo della sua guida. Giurai a me stesso che gli avrei coperto le spalle. Sarei stato lì a sostenerlo se fosse caduto. Ma neanche questo mi è riuscito. Ignorami, sono solo un vecchio farneticante. Lascia, lascia. Faccio io tra un attimo. Questa è la grafia di Sid. Caro Otto. Sarò ubriaco, ma volevo dirti che questo posto sarebbe fottuto senza di te. Lo sai, ti voglio bene, vecchio. Questa lettera. Che cosa c'è? Aveva ragione. Senza di te saremmo perduti. Beh, avrebbe anche potuto dirmelo prima che se ne andasse via. Però perché io l'avrei mandato al diavolo? Vi sbagliate però. Entrambi. Non sono mai stato solo io a tenere rifugio a Galla. Eravamo tutti noi. Io spingo gli altri nella direzione giusta, però mi sembra di non saperlo più fare. Preferiresti Goot? Beh, forse mi rimangono ancora un paio d'anni. Guarda che ti prendo in parola, Otto. Prima che tu vada, Sid avrebbe voluto che lo avessi tu. Ma quello? Questa mi basterà. Grazie per avermi dato speranza. Farò in modo di ripagarti. Già fatto.
Calice di Sid. A detta di Otto, Sid non ha mai lavato il suo calice, nonostante lo usasse tutti i giorni sia per il vino sia per la birra. Che non si dica che è pecco di ospitalità, Sid, esibito nella camera di Clive. Lo voglio urlare a grande voce, ragazzi. Che palle. Che palle. Quanto mi sta rompendo le palle questo titolo. Cioè, in questa sezione, fino a un certo punto, grandi emozioni. Tutta questa parte centrale è una rottura di palle indescrivibile. Roba, ci buttano addosso roba di cui non me ne frega nulla, su personaggi di cui non me ne frega nulla perché sono stati caratterizzati male, tipo Otto, che è un personaggio che noi abbiamo sempre visto all'interno del rifugio, non l'abbiamo mai visto all'opera da nessuna parte, non ci ha mai accompagnato da nessuna parte, non me ne frega nulla che ha perso un figlio, a livello di lore non mi interessa, prolisso, fine a se stesso, mamma mia, aiutatemi. Andiamo avanti con questa missione principale, vi prego, basta secondarie, basta. Lo dovevo dire perché questi ultimi due episodi mi hanno veramente stancato. Cioè, e penso si noti, boh, lasciamo stare il fatto che, per carità, che sono due notti che dormo pochissimo per il caldo, quindi sono proprio anche stanco io fisicamente e mi scuso anche per questo, perché sicuramente non mi vedete bello, bello carico come era insomma fino a qualche tempo fa, però ve lo dico, voglio essere sincero. Faremo il video in cui parlerò di Final Fantasy, come al solito, non una recensione, ma ci facciamo una chiacchiera su Final Fantasy, però alcune cose ve le devo anticipare, del fatto che tante cose belle, sicuramente molte cose di forte impatto, tante altre estremamente brutte, veramente brutte, fatte in maniera superficiale. Porre l'accento dove non andrebbe messo l'accento, o non approfondire dove andrebbe approfondito, insomma. Vabbè ragazzi, allora non andrei avanti, siamo a 1:33, prossima volta, io però sono sempre, cioè, non fraintendetemi, cioè, Final Fantasy è un'esperienza a tratti incredibile, mi dispiace di quest'ultima parte che è un po' pallosa, ma dalla prossima sono fiducioso, dobbiamo raggiungere Boglad, e adesso voglio che la storia riparta come si deve. Basta secondarie, la prossima volta c'è rimasta solo esperimenti scientifici, c'è rimasta questa, e poi l'unica cosa che vorrei fare, ma non lo facciamo nel prossimo episodio, è recuperare quei due materiali per la Excalibur, punto. Poi spero che queste secondarie ci lasciano un po' in pace, ragazzi, per l'amor del cielo, basta. Da quando io avevo detto che ne hanno messe due per puzza, ogni volta ne hanno messe 76. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, prossima volta ci facciamo la bestia per finire questa missione secondaria e poi vai, diretti alla forra di Letni. E la forra, il nome forra mi ricorda Sekiro, ah, che bei ricordi, che bei momenti. Ragazzi, lasciate tantissimi like, supportatemi, tiratemi su il morale, a voi non costa nulla ma mi aiutereste tantissimo a crescere con il canale. Ah, è Nectar. E scusate. Non mi aspettavo che tornassi. Scusate. 5,60 ce l'abbiamo, Meteorite, la sorte dei portatori, ma. Bene, va pure. E se siete nuovi, benvenuti sul canale. Scusate lo sfogo. Fatevi un giro, vi vedete tantissime serie interessanti. Iscrivetevi, attivate la campanella, così rimanete aggiornati sui contenuti che pubblico regolarmente. Ragazzuoli, io e Clive, penso che pure Clive ce l'abbia pieni proprio, fino ai piedi. Vi diciamo alla prossima. Questa sezione centrale è terribile, terribile.